Ciao a tutti e benvenuti su Simpli Namiki. Oggi è l'ultimo giorno dell'anno, il 31 dicembre, e quindi innanzitutto spero che sia un anno fantastico per tutte voi e vi faccio gli auguri con qualche ora di anticipo. Come vedete anche io mi sto ancora preparando, non ho ancora deciso, infatti non sono truccata a parte la base, eccetera, non ho ancora deciso come farò gli occhi, la bocca, eccetera, quindi per ora ho lasciato tutto abbastanza neutro. L'unica cosa che ho deciso per adesso è che sicuramente avrò le unghie rosse, perché come tradizione dice ci vuole qualcosa di rosso la notte dell'ultimo dell'anno, e quindi ho deciso, nonostante sia un colore che io non utilizzo spessissimo, di farmi le unghie rosse. Questo è uno smalto, tra l'altro, se vi interessa, della Kiko. In realtà il video di oggi che voglio fare riguarda i prodotti che mi sono piaciuti di più del 2010, che mi hanno sorpresa nel 2010, e i prodotti invece che si sono dimostrati un flop, a mio avviso. I prodotti che non mi sono piaciuti sono decisamente di meno, sono solamente 6 prodotti che ho selezionato. Questo perché generalmente cerco di fare delle ricerche accurate prima di effettuare gli acquisti, e quindi i prodotti che poi alla fine di solito non mi piacciono sono veramente pochissimi. In ogni caso iniziamo subito, perché sarà un video già comunque abbastanza lungo. Allora, per quel che riguarda i profumi, io non so voi, ho veramente tantissimi profumi e sono però una fan anche delle profumazioni abbastanza naturali, delle fragranze naturali, come ad esempio il muschio, la vaniglia, eccetera. E ho sempre utilizzato, fin da quando ero più giovane, un profumo dell'Occitane che si chiama Vanille de Bourbon, che però purtroppo adesso non fanno più. Quindi ho sempre cercato una profumazione che potesse sostituire la vaniglia dell'Occitane e che fosse dolce, ma che non fosse nauseabonda, anche quella classica scia quando si passa, che è un po' fastidiosa per gli altri. Finalmente l'ho trovato, il profumo che può sostituire, quindi è il mio primo top di quest'anno, ed è la Vanille Noir du Mexique della Maison de la Vanille. Io questa l'ho acquistata da Hitech a Milano. La boccettina piccola costa sui 30-40, e ne esiste anche un formato più grande che però costa 70 euro. Quindi, non essendo ancora sicura della profumazione, ho comprato il formato più piccolo. Per quel che riguarda invece la cura dei capelli, un prodotto che mi ha veramente stupito quest'anno e che ho scoperto pochi mesi fa, 5 mesi fa dopo l'estate, è questo. Ed è un prodotto della Rejane o Rejane, non so come si legge. Ed è in realtà un siero notturno riparatore, quindi si mette la sera sulle lunghezze, ha la consistenza di una crema, ve lo faccio vedere. Un prodotto molto liquido, però ha due effetti che mi piacciono tantissimo. Il primo ha un effetto di idratazione immediato, è un po' come quando avete la pelle secca sul viso e mettete immediatamente una crema idratante, quindi ammorbidisce istantaneamente i capelli, li rende più lucidi e morbidi al tatto, senza però appesantirli. Quindi non ha ad esempio l'effetto delle gocce dei semi di lino, eccetera, che unge il capello, quindi il capello rimane assolutamente non unto, pulito, quindi lo potete usare fin dal primo giorno in cui fate lo shampoo. Per la cura del viso, invece, il prodotto che sicuramente si merita un posto in questa, tra virgolette, classifica è il siero dell'Estée Lauder. Eccolo. Questo è un campioncino che mi hanno regalato da Sephora, è l'Advanced Night Repair. Ha anche questa pipetta, formato più grande, costa mi sembra sui 70 euro. Ha questa pipetta dosatrice, quindi si utilizza veramente pochissimo prodotto. Io lo uso soprattutto nelle zone in cui ho la pelle un po' più secca, o in cui tendono a formarsi le prime rughe, quindi le guance e subito al di sotto degli occhi. Ed è veramente fantastico, mi sono trovata benissimo, ho cominciato a vedere dei risultati sulla pelle che è migliorata molto fin dalla prima settimana, quindi mi è piaciuto veramente tanto e credo che se avrò la possibilità acquisterò anche il formato quello grande. Un altro prodotto che si merita sicuramente un posto nella classifica dei top del 2010 è lo stick per occhi della Vichy, della linea Qualia Antiossidante. È veramente piccolino, quindi è anche pratico se volete portarlo in viaggio con voi se viaggiate tanto. E è stata veramente una sorpresa. Questo costa sui 16 euro in farmacia. Facilissimo da applicare, non dovete neanche toccare con le dita. Lo spalmate direttamente sulla zona del contorno occhi. Io lo uso mattina e sera. Ed oltre ad avere un'azione idratante, perché sulla pelle si trasforma in una crema molto acquosa, quindi sentirete proprio l'effetto idratante, e anche rimane sempre molto fredda, quindi ha un'azione fantastica come decongestionante per le borse sotto gli occhi. Quindi da usare la mattina prima della vostra crema idratante è fantastico. Per quel che riguarda invece le mani, io non ho voluto
consigliarvi o darvi un prodotto che ho preferito in generale a livello di smalto, basi, eccetera, perché veramente i colori di quest'anno che sono usciti sono, a mio avviso, tutti belli, quindi avrei dovuto metterne dentro veramente un'infinità. Quello che invece ho cominciato a usare quest'anno e che sicuramente ricomprerò perché mi sono trovata benissimo è questo. È della OPI, si chiama Drip Dry. E sono delle goccine che servono a far asciugare più velocemente lo smalto. Praticamente, dopo che avete steso lo smalto sulle unghie, aspettate un minuto, con questa pipetta prelevate del prodotto e diciamo, lasciate cadere una goccia su ogni unghia e aspettate un altro minuto prima di poter toccare le unghie. Le unghie, dopo un minuto, saranno già completamente asciutte, quindi senza pericolo di toccarle e di rovinarle. Passiamo invece alla parte divertente, quindi alla parte relativa al make-up. Il primo prodotto top è un primer che utilizzo tantissimo quest'anno, ne ho diversi, ma questo è quello che mi è piaciuto di più di tutti, è della Too Faced ed è il Prime Poreless. È buonissimo, quello che mi piace soprattutto è che ha lo stesso colore, come vedete, della pelle e che una volta che voi lo stendete ha una consistenza, pur essendo morbida, anche rimane abbastanza polverosa, quindi sul viso poi non unge, non lascia niente, non ha brillantini, quindi non si vede, è assolutamente invisibile sulla pelle, ma va a mascherare quelle imperfezioni, quindi uniforma l'incarnato, pur essendo colorato, per quel che riguarda la texture della pelle del viso. Ed è assolutamente fantastico. Tra l'altro, a differenza di quello ad esempio della Benefit che ho provato, questo quando spalmate sopra il fondotinta o altri prodotti non viene via, mentre almeno per quel che riguarda me, il primer sempre con lo stesso effetto della Benefit, che di cui non mi ricordo il nome ma che vi scriverò qua sotto, a me viene via come se fosse scaglie, cioè quando lo strofino o strofino al di sopra un prodotto lo trovo poi come dei trucciolini, come quando cancellate con la gomma che trovate i trucciolini, ecco, per cui per me è assolutamente un prodotto no. Come fondotinta invece io adoro, assolutamente adoro quello di Dior, Dior Eclat Satin. Io ce l'ho nel colore, mi sembra 202. Mi piace tantissimo perché pur avendo una buona coprenza, una media coprenza, io ho delle zone in cui ho un po' di cupero sulle guance, comunque un po' di imperfezioni sulla pelle, le macchie di sole, eccetera. Ha una buona coprenza, però è anche molto leggero, molto fluido, quindi non dà quell'effetto ingessato. Per quel che riguarda invece il mascara, io sono una fan sfegatata di questo mascara che è il Dior Show Blackout, che utilizzo nella formulazione non waterproof perché la sera non voglio stare a struccarmi gli occhi per 2 ore con gli struccanti bifasici. Della stessa linea però ho scoperto questo che è il Dior Show Iconic, che mi è piaciuto tantissimo. Inizialmente ero rimasta un po', l'ho comprato perché era in un cofanetto, diciamo, regalo con all'interno degli altri prodotti era una pochettina molto carina, per cui l'ho preso perché non aveva un prezzo esagerato e l'ho voluto provare. Inizialmente ero un po' perplessa da questo pennellino. Vediamo se riusciamo a metterlo a fuoco. Perché rispetto al pennellino del Dior Show Blackout, che è fatto così invece, che è molto più ciccio e pieno, pensavo che l'effetto sulle ciglia non fosse bello. In realtà è veramente molto naturale ma anche molto volumizzante, quindi allunga molto le ciglia, le volumizza tantissimo, non fa grumi, è molto facile da stendere ed è perfetto anche a differenza del Dior Show Blackout, che da mettere sulla rima inferiore invece bisogna stare un po' più attenti perché tende, avendo un pennello molto grosso, più facile macchiarsi. Con questo invece il problema non esiste, quindi mi è piaciuto tantissimo. Poi un'altra cosa che dovete assolutamente comprare o farvi regalare alla prima occasione e che assolutamente è uno dei prodotti migliori che ho preso quest'anno è questa. Ne avrete già sicuramente sentito parlare perché su YouTube ci sono
tonnellate di video a riguardo, tonnellate di tutorial, di trucchi da fare con questa. È la Naked Palette della Urban Decay e dentro ha una marea di ombretti, sia nelle tonalità matte che nelle tonalità shimmer, quindi con effetto metallizzato, brillantinato, come si vuol dire, bellissime sui toni del naturale. Costa 40 euro, però vale assolutamente la pena. Come blush invece adoro questo, che è uno dei pochi colori che possiedo della MAC. Questo è il Pink Swan. Mi piace veramente tanto perché dà istantaneamente un tocco di freschezza al viso e quindi adoro questo colore. Gli ultimi due prodotti top sono per le labbra. Il primo è un rossetto, è di Guerlain, che è in questa confezione, che a me piace tantissimo perché non appena sfilate, si apre e all'interno c'è uno specchietto, quindi io l'adoro da portare in borsetta. Il colore è questo, è un rossetto veramente valido, dura tantissimo sulle labbra, la confezione è bellissima, pesante, completamente in metallo, quindi questa non è plastica. E poi è comodo da portare in borsetta se volete fare dei veloci ritocchi alle labbra, perché avete anche lo specchietto incorporato. L'altro prodotto per le labbra che adoro e che è uscito nella nuova collezione autunno-inverno è di Dior ed è un gloss e secondo me è bellissimo. È il numero 756 a bordo cocktail ed è questo. È un rosa, non corallo, un rosa un po' carico, prugnato, con dei glitter all'interno d'oro molto piccolini. L'applicatore è fatto così. Per quel che riguarda gli accessori invece, gli accessori di quest'anno per me è assolutamente in, tra l'altro da spendere pochissimo, sono state queste, nelle sciarpe. Ops, faccio vedere. Fatto. Le sciarpe veramente simpatiche, sono in un tessuto che assomiglia al cotone pettinato, molto morbide, quindi alle estremità hanno questi pendagli, ognuna con una perlina, una perla diciamo, nel colore della sciarpa, che sono secondo me veramente belle. L'altro accessorio con cui mi sono divertita quest'anno è stato un top, perché non le avevo mai portate prima, mi è piaciuto tantissimo, sono state questo tipo di collane. In realtà sono delle collane molto lunghe, sono più di un metro e sono fatte con tutte queste, spero che si metta a fuoco, con tutte queste perle diverse. Cioè la potete portare semplicemente al collo come una sciarpa, oppure se avete una maglia a collo alto come me oggi, potete fare semplicemente un nodo. Quindi sono molto versatili e trasformabili, quindi a seconda di come siete vestite. Quindi sono molto carine. Oppure vi tolgo velocemente la maglia a collo alto per farvi vedere l'effetto qua sul collo. Oppure se avete una maglia scollata, una camicia aperta eccetera, potete indossarla in questo modo, che è uno dei miei preferiti. Cioè, dopo averla fatta doppia, la aprite, la passate all'interno e la girate più volte sul collo. Questo è l'effetto che crea. Questa è una stupidata, perché comunque non sono gioielli, sono articoli da bigiotteria. I flop di quest'anno. E premetto che sono flop perché sono prodotti che a me non sono piaciuti, magari altre di voi si sono trovate benissimo e se è così lasciate dei commenti qui sotto, magari sbaglio io qualcosa anche nell'utilizzo di Clinique. È l'Anti Blemish Solution, come vedete ha una consistenza cremosa verde, ma la trovo difficilissima da spalmare e da mascherare, ma lascia veramente questa patina sulla pelle orribile. Il secondo mega flop di quest'anno per me è stato questo, High Definition Primer di Make Up For Ever. Ve lo faccio vedere. Allora, come consistenza sarebbe anche molto buona, mi piace. È molto fluida, si spalma bene, non lascia residui, non è unta, per cui mi è piaciuta. In realtà però
Non ho notato nessunissima differenza. Per me non vale assolutamente i soldi per cui l'ho pagata. L'altro prodotto che non mi è piaciuto per niente è il mascara glitter di Laila. Nel tubo è bellissimo. Per me fa l'effetto di... come se avessi la forfora nelle ciglia, il che non è assolutamente positivo. Vi ringrazio, auguro un buon anno a tutte voi. Un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!